Questa donna è la madre dell'umanità, leva genetica dalla quale tutti noi discendiamo. Visse 150.000 anni fa nell'Africa orientale e ogni essere umano è legato a lei. Le sue figlie e le sue nipoti hanno portato la stirpe al di fuori dell'Africa per popolare il resto del mondo. Il viaggio più incredibile e importante che l'umanità abbia mai compiuto. Per la prima volta, lo studio del tracciato genetico ci offre una vera e propria mappa di questo viaggio. Con essa possiamo seguire le varie famiglie di Eva mentre si spostano attraverso un mondo desolato e si separano per esplorare nuove terre. Per la prima volta scopriamo chi siamo e da dove veniamo, la domanda più profonda che tormenta l'essere umano dalla prima volta che ha rivolto lo sguardo verso le stelle. Questa nuova scienza rappresenta una svolta. Ognuno di noi ora può tracciare la mappa del suo percorso evolutivo. Preleviamo alcuni campioni da queste persone di Chicago. I nostri test genetici gli mostreranno quale tragitto attraverso il mondo hanno percorso i loro avi per arrivare fino a oggi. Centocinquantamila anni fa, il mondo si trovava nella morsa della prima era glaciale. Le calotte stavano avanzando, il livello dell'acqua si era abbassato di 120 metri. Il Nord Africa era un vasto deserto con rare isole di verde, dove vivevano piccole comunità. Erano i primi esseri umani moderni, con un corpo, una mente e abilità molto simili alle nostre. Proprio grazie allo sviluppo cerebrale, l'uomo ha scheggiato le pietre ed è riuscito a conquistare lo spazio. Erano cacciatori, raccoglitori e vivevano in gruppi sparsi sul territorio. Si spostavano ogni anno su lunghe distanze, raccogliendo semi e frutti e trovando riparo ove possibile. Luca, 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 Luca! Centocinquantamila anni fa, la chiave per la sopravvivenza era la caccia. Questo spiega molti elementi del modo in cui la razza umana si è evoluta. La caccia richiede una mente attenta e pianificatrice.
era necessaria la cooperazione, quindi una spiccata intelligenza e capacità comunicative. La mappatura genetica sta iniziando a svelarci più segreti di quanto potessimo immaginare. In sole 7.000 generazioni, gli esseri umani moderni hanno abbandonato l'Africa e si sono sparsi in ogni angolo del pianeta. E oggi, grazie al filo genetico che ci mantiene in contatto con il nostro passato, possiamo capire perché ciò è accaduto. Gli archeologi sanno raccontarci con dettagli sorprendenti come vivevano i primi uomini moderni. Ma per capire davvero chi siamo e da dove veniamo, dobbiamo riferirci al nostro bagaglio genetico. L'Eva genetica, la donna da cui tutti discendiamo, non era l'unica donna vivente a quei tempi, né la più fertile, ma i suoi geni mitocondriali erano vincenti e furono i soli che riuscirono a sopravvivere. Oggi, attraverso una parte speciale del DNA, il DNA mitocondriale, ogni persona vivente può tracciare una linea di discendenza che risale fino a questa donna. Il DNA, il progetto della vita, è una sorta di codice segreto molecolare che identifica in modo univoco ognuno di noi. I mitocondri sono strutture minuscole che si trovano nelle cellule umane. Sono distinti dal DNA normale, cromosomico, che determina la nostra altezza o il colore degli occhi. Gli uomini lo ereditano dalla madre, ma non lo possono trasmettere ai figli. Nelle donne, invece, passa di madre in figlia per infinite generazioni, rimanendo pressoché inalterato. E questo è il modo in cui possiamo tracciare a ritroso una linea fino alla nostra Eva genetica e alle sue figlie. Così possiamo risalire alla storia delle donne del mondo e della razza umana. Rebecca Kahn è stata la prima ricercatrice a scoprire questo fondamentale indizio. Ho cominciato a studiare il DNA mitocondriale umano per avere una visione più oggettiva del modo in cui sono legati tra loro gli esseri umani di tutto il mondo. Innocue mutazioni avvengono di continuo in certe parti del DNA mitocondriale, lasciando particolari marker genetici a ogni cambiamento. Tali marcatori sono come codici a barre e possono essere letti in modo uniforme. I cambiamenti avvengono con una cadenza costante e i gruppi con i marker genetici più antichi sono gli africani che vivono tuttora in Africa, la più antica popolazione del mondo. Quando ho iniziato ad averne le prove, ero molto emozionata, anche se era tutt'altro che intuitivo. Ho confrontato il patrimonio genetico di 20 europei e 20 afroamericani. Gli afroamericani mostravano delle differenze, mentre tutti gli europei erano uguali. Forse avevo sbagliato ad assegnare qualche categoria e avevo commesso qualche grave errore di metodo, ma ripetendo il procedimento e raccogliendo più campioni da aree diverse, ho capito che tutto dipendeva dai mitocondri. Nell'87, Kahn e i suoi colleghi pubblicarono un articolo nel quale si sosteneva che i marcatori genetici risalivano all'Africa, probabile luogo di origine dell'umanità. Dalla Nuova Guinea all'Europa, dall'America alla Polinesia, siamo tutti parenti, incredibilmente legati a una donna nera che visse 150.000 anni fa. È stata una scoperta sensazionale. La reazione della gente è stata di meraviglia. Il pubblico era profondamente interessato ad alcuni aspetti della teoria. Anche se il fatto di avere chiamato questa donna Eva africana fece credere in un primo momento che si trattasse della biblica Eva, la prima donna della Bibbia ebraico-cristiana.
the wife of Adam. Il lavoro di Rebecca Khan sta riscrivendo la storia. Grazie ad esso, oggi sappiamo che le prime mutazioni avvennero in Africa, probabilmente 150.000 anni fa, e che appartengono alla nostra Eva genetica. Christopher Stringer, il più importante paleoantropologo britannico, è stato coinvolto nella datazione dei primi teschi umani moderni. Questo teschio è quello che più si avvicina all'aspetto della Eva mitocondriale. È un teschio praticamente completo, trovato nei sedimenti di una caverna risalente a circa 120.000 anni fa. Si tratta di un essere umano moderno, dalla volta cranica alta e rotonda e dal viso schiacciato sotto la calotta cranica. Ecco come appariva. Utilizzando le tecniche della medicina legale, sono stati aggiunti i muscoli e la carne per darci un'idea di come la nostra madre genetica avrebbe potuto essere 150.000 anni fa. I primi uomini moderni fecero molti tentativi prima di cominciare il lungo viaggio fuori dall'Africa, stabilendosi in diverse parti del vecchio mondo, ma non riuscirono a sopravvivere. I dati climatici rilevano una glaciazione globale breve ma devastante, al punto tale che l'intero Medio Oriente fu trasformato in un deserto. Intrappolati nella parte settentrionale del Sahara, non avevano possibilità di tornare indietro, né luoghi dove trovare rifugio. Né loro, né alcuno dei loro discendenti riuscì a sopravvivere. Morirono durante un'inesorabile siccità circa 110.000 anni or sono. Le loro ossa sono state ritrovate nelle caverne di Kafse, vicino a Nazareth, in Galilea, nel 1933. 13 fragili scheletri, tra i quali una donna e un bambino ai suoi piedi. Al tempo in cui furono rinvenuti, erano i più antichi scheletri di uomini moderni mai trovati. I numerosi scheletri che sono stati trovati nelle grotte in Israele nel sito di Kafse e Skull dimostrano che esistevano uomini moderni al di fuori dell'Africa anche più di 100.000 anni fa, ma sembra che non si siano spinti oltre. In un certo senso, erano in un vicolo cieco. Ci vollero altri 40.000 anni prima che ci provassero di nuovo. 80.000 anni fa, il mondo si stava di nuovo raffreddando. Ancora una volta, le calotte glaciali stavano avanzando, inaridendo le terre, e la vita divenne molto più dura. L'Africa si prosciugò, così come l'acqua da bere. I dati sugli oceani rivelano livelli del mare estremamente bassi, mentre la maggior parte dell'acqua disponibile veniva imprigionata nel ghiaccio. Siccome le prede si spostavano verso nord, i cacciatori furono costretti a diventare pescatori e a vagabondare lungo le spiagge. Questa è la stirpe della nostra Eva, la nostra nuova famiglia. Sono i discendenti diretti delle figlie dell'originaria Eva genetica di 150.000 anni fa. Ora vivono lungo le coste e sopravvivono grazie ai frutti del mare. La nostra sopravvivenza è sempre dipesa dal clima. Quando il tempo era buono, si potevano occupare nuovi territori. Più spazio significava più cibo. Ma l'era glaciale congelò il mondo e i deserti accerchiarono i nostri antenati, costringendoli in territori più piccoli, ammassati lungo la costa. La loro dieta era costituita da pesce, conchiglie, ostriche e vongole. Ma il Mar Rosso divenne sempre più salato e la vita di mare sempre più difficile. Fino a poco tempo fa,
C'erano poche prove del fatto che i nostri antenati avessero occupato davvero le zone costiere dell'Africa orientale e che sfruttassero le risorse del mare vicino alla riva. Sifi Berhey è un geologo che nel 1999 partecipò a una spedizione internazionale in cerca di prove sull'esistenza dell'uomo moderno in Eritrea. Nel golfo di Zula, sul Mar Rosso, i ricercatori fecero per caso una scoperta sensazionale. Arnesi di pietra incastrati in un'antica barriera corallina fossile risalente a 125.000 anni fa. È la testimonianza più antica al mondo di un insediamento costiero. È lungo 6 chilometri e mezzo, situato 15 metri sopra l'attuale livello del mare. Disseminati lungo il percorso, sono stati rinvenuti utensili umani, ostriche fossilizzate, molluschi e gusci di conchiglie. Una prova inconfutabile di come i nostri antenati sfruttavano il mare. In questa zona possiamo vedere alla base una sezione stratificata di grandi ostriche e gusci di molluschi ben sistemati, quasi in orizzontale. Probabilmente era un piano sul quale gli uomini moderni depositavano i loro attrezzi di pietra e le conchiglie che stavano mangiando. Questa è una piccola accetta con un'estremità appuntita e queste alcune conchiglie estratte dalla sezione multistratificata. L'accetta veniva usata per rompere le conchiglie e mangiarne il contenuto. Poi, quando avevano finito, abbandonavano l'accetta e le conchiglie e si avviavano fino al sito successivo. Ma le cose più significative sono quelle che si trovano sul luogo, perché sono databili. Questo è un attrezzo in ossidiana. È stato usato per rompere alcune di queste ostriche. Sono tutte aperte perché sono state mangiate. Di chiuse non se ne trovano. Ecco alcuni degli arnesi di pietra che sono stati scoperti. Ci troviamo nel primo posto al mondo dove sono state trovate testimonianze evidenti di insediamenti lungo la spiaggia. I resti di conchiglie sono un indizio cruciale per capire le ragioni che spinsero i nostri antenati a intraprendere il trasferimento fuori dall'Africa. Una dieta regolare a base di pesce poteva garantire la sopravvivenza di più bambini, ma con un numero crescente di persone anche la necessità di cibo sarebbe diventata più impellente. In accampamenti come questo vivevano solo poche centinaia di persone. Allora, in tutto il pianeta c'erano solo circa 10.000 uomini. Eravamo una specie in pericolo, come oggi i grandi primati. Quando le risorse del mare non erano più sufficienti a sfamarli, non avevano altra scelta. Se volevano sopravvivere, dovevano spingersi oltre il Mar Rosso, verso le invitanti colline dello Yemen, dove imperversava l'insolito clima monsonico. Gli scienziati hanno sempre pensato che i nostri antenati fossero migrati dall'Africa in fasi successive, gruppo dopo gruppo, dirigendosi verso nord attraverso l'Egitto e l'attuale Israele. Ma le tracce del DNA raccontano un'altra storia. Steven Oppenheimer è oggi uno dei maggiori esperti nell'ambito della ricerca genetica sul tracciamento del DNA. Combinando l'albero genealogico della specie con i modelli del tempo atmosferico preistorico, è stato il primo a proporre l'idea che i nostri antenati siano usciti dall'Africa attraverso un'unica strada diretta a sud. Questa spiaggia si trova sulla costa occidentale del Mar Rosso, quella africana. Dall'altra parte scorgiamo le montagne dello Yemen. Credo che questo sia il punto dal quale i nostri antenati mossero i primi passi del loro viaggio. I pescatori sono soliti chiamare questo braccio di mare la Porta del Dolore, a causa delle terribili e violente correnti che lo attraversano.
Ma 80.000 anni fa il livello del mare era circa 50 metri più basso. Di conseguenza lo stretto era costellato di isole e barriere coralline che hanno permesso ai nostri antenati di attraversarlo in sicurezza fino allo Yemen. Guidato dalla fame, dall'habitat inospitale e forse dai primi moti dell'inarrestabile curiosità umana, il nostro prezioso gruppo di uomini si preparò alla traversata. Per uscire dall'Africa potevano dirigersi verso il nord del Mar Rosso e attraversare Suez fino al Medio Oriente. Da sud, invece, potevano raggiungere lo Yemen e spingersi poi lungo le coste dell'Arabia del Sud verso l'India. Entrambe le rotte sono possibili. Forse per arrivare a nord i nostri antenati avrebbero dovuto attraversare il deserto del Sahara, che allora era ancora più arido di oggi. Qui nel sud tutto ciò che dovevano fare era attraversare questo stretto braccio di mare a soli 15 chilometri dallo Yemen. E questa era senz'altro la strada più sicura. Credo che il viaggio più importante che la razza umana abbia mai compiuto sia iniziato su questa spiaggia 80.000 anni fa. L'esodo di un piccolo gruppo di persone, l'evento più importante per il popolamento del nostro pianeta. Non è stato solo un viaggio faticoso attraverso i banchi di sabbia. Fu una battaglia epica per sopravvivere, non solo per loro stessi, ma per l'umanità intera. Quelli che riuscirono a sopravvivere nell'impresa e superarono i pericoli della Porta del Dolore giunsero in una terra vergine, la nuova frontiera che segnò l'inizio della conquista del mondo. Le spiagge dello Yemen erano al confine di un mondo pressoché deserto. Il nostro era il primo gruppo di uomini moderni, il primo della loro specie, a sopravvivere fuori dall'Africa. In questo luogo si trovavano al confine con il nuovo mondo. Le condizioni di vita sarebbero migliorate nello Yemen,
Innanzitutto, lo sfruttamento dei frutti del mare nel Golfo di Aden sarebbe stato molto più proficuo che sul Mar Rosso. A differenza delle spiagge aride e salate che avevano abbandonato, lo Yemen era fertile e verdeggiante, ricco di acqua fresca, cacciagione e oasi ombreggiate. Un rifugio sicuro dove stabilirsi. Probabilmente era un gruppo piccolo, 250 persone al massimo. Penso che si siano sparpagliati in clan di famiglie da 5 a 20 nuclei, pur restando sempre in contatto con gli altri gruppi della popolazione. Se fossero stati meno di 200, non sarebbero stati in grado di sopravvivere alle epidemie e alle carestie. Sappiamo che Eva e le sue figlie erano tra i sopravvissuti perché da loro discendono tutti gli uomini fuori dall'Africa. La nuova scienza del tracciamento del DNA attraverso quello delle singole linee genetiche mitocondriali non interrotte rappresenta una vera e propria svolta. Gli scienziati hanno costruito un immenso albero genealogico identificando il percorso dei marcatori genetici nel tempo e nello spazio. In questo modo hanno dimostrato che una volta usciti dall'Africa, i nostri antenati si separarono per non incontrarsi mai più. Quando il gruppo arrivò qui, aveva varie linee genetiche africane. In un gruppo di 250 persone, almeno 5 o 6 linee diverse. Se questa popolazione fosse rimasta isolata per più di 1000 anni, alla fine quelle linee si sarebbero ridotte, anche se il numero dei membri della popolazione non sarebbe variato. È come un villaggio del Galles, oppure un paesino italiano, nei quali, dopo un certo numero di generazioni, tutti arrivano ad avere lo stesso cognome. Questo processo di riduzione delle linee si verifica in tutte le comunità piccole e isolate. Più un gruppo è piccolo e isolato, più velocemente la linea del DNA mitocondriale tende a ridursi a una sola. Non a una sola persona, né a un singolo gruppo, bensì a una sola linea di DNA mitocondriale. Alcune donne non hanno figlie, alcune figlie non sopravvivono. Così alla fine rimane solo una linea. Completamente isolati, possono riprodursi solo tra di loro. La mappa genetica indica che ci vogliono circa 1000 anni per ridurre le linee mitocondriali a una sola, condivisa da tutti i popoli del mondo. È una singola linea che ha convinto Steven Oppenheimer di aver avuto l'intuizione giusta in merito ai nostri antenati africani. Le implicazioni di quell'esodo dall'Africa sono enormi. Innanzitutto si può fare una semplice osservazione. Australiani, abitanti della Nuova Guinea, del sud-est asiatico, cinesi, americani, europei e indiani, tutti discendono dallo stesso piccolo gruppo. Questo significa che negli ultimi 80.000 anni il nostro piccolo gruppo di origine si è diversificato immensamente in popolazioni dall'aspetto fisico del tutto diverso, che abitano in varie parti del mondo e che si sono adattate fisicamente e culturalmente ai nuovi ambienti che hanno trovato ed esplorato.
Attraverso il Golfo di Aden, fuori dall'Africa, le famiglie rimasero in attesa che i cambiamenti climatici permettessero loro di ripartire. I loro discendenti popolarono il Medio Oriente e 40.000 anni più tardi si allargarono verso nord fino all'Europa per fondare le città vibranti e cosmopolite che conosciamo oggi. Altri continueranno il loro viaggio verso est, lungo la costa dell'Oceano Indiano, vivendo delle risorse del mare in cerca di luoghi miti e temperati in cui fermarsi. Nell'arco dei 6.000 anni successivi al viaggio verso lo Yemen, i nostri antenati sarebbero arrivati fino in Malesia. A 10.000 chilometri di distanza dall'Africa, la nostra famiglia è immersa nelle foreste pluviali tropicali del sud-est asiatico. Questi sono i discendenti di Eva che cacciano nelle giungle della Malesia. Si muovono in piccoli gruppi e si fermano in un luogo solo il tempo necessario per raccogliere i frutti della natura selvaggia. I loro corpi stanno iniziando ad adattarsi alle condizioni delle foreste pluviali. Lontano dal sole cocente africano, la pelle diventa più chiara. La statura si riduce per l'assenza di carne nell'alimentazione. Come cacciatori della giungla, adesso vivono di pesce, topi, scoiattoli e lucertole, di selvaggina, frutta e radici. Si camuffano per mimetizzarsi tra il fogliame e imitano i richiami degli animali per ingannare le loro prede. La vita nella foresta è condivisa con serpenti velenosi, cobra, pitoni e animali predatori. Tra la partenza dall'Africa e l'arrivo in Australia ci sono scarse prove archeologiche chiare che comprovino la presenza degli uomini moderni e la loro avvenuta migrazione. Nessun teschio, nessuno scheletro, nessuna tomba. Il livello del mare era circa 50 metri più basso. Quindi, qualsiasi cosa la nostra famiglia si sia lasciata alle spalle durante i suoi viaggi lungo la costa, è stata risucchiata dal mare. La traccia genetica è tutto ciò che abbiamo. È solo in Malesia che nuove prove ricominciano a colmare le lacune. La devastante eruzione del Toba, a Sumatra, databile a 74.000 anni fa, fu la più grande esplosione degli ultimi 2 milioni di anni. La nuvola di fumo che si alzò era alta 40 chilometri e gettò buona parte del mondo in 6 bui anni di inverno vulcanico. La Malesia del Nord, l'India e il Medio Oriente furono coperti da una coltre mortale di densa cenere vulcanica.
L'immensa esplosione del Toba, la più distruttiva negli ultimi 2 milioni di anni, fornisce alcuni indizi positivi riguardo al viaggio della nostra famiglia. Questo è il popolo Semang, timidi cacciatori e raccoglitori delle giungle interne della penisola dei laghi. Molto più scuri degli altri popoli malesiani, appartengono al gruppo degli Orang Asli. Steven Oppenheimer pensa che potrebbero essere gli eredi della prima famiglia uscita dall'Africa e giunta qui 74.000 anni fa. Se i nostri antenati fossero passati per questa via, nella loro rotta dall'Africa all'Australia e alla Nuova Guinea, avrebbero lasciato una traccia genetica. E da precedenti ricerche sappiamo che gli Orang Asli, come gruppo di tribù della penisola di Malai o della Malesia, sono tra i popoli più antichi della regione. In particolare, i Semang sono probabilmente i più vecchi di tutti. Steven Oppenheimer è venuto in questo remoto villaggio Semang per raccogliere campioni di DNA, perché spera che possano confermare la sua idea. Se è vero che i Semang lasciarono l'Africa 80.000 anni fa per trovarsi qui al tempo della grande esplosione di Toba, avrebbero dovuto percorrere 10.000 chilometri in 6.000 anni. Questo significa circa 1,5 chilometri all'anno, una distanza del tutto compatibile con lo stile di vita nomade che conducevano lungo la costa. Ma per stabilire se appartenevano veramente a quel primo gruppo proveniente dall'Africa, abbiamo bisogno di verificare le loro linee genetiche e in particolare il DNA mitocondriale. Così potremo sapere se hanno una discendenza diretta dalle due figlie di Eva nate fuori dall'Africa. Se avessero una loro linea unica, significherebbe che essi sono rimasti isolati sin da allora, 70-80.000 anni fa, e che si sono sviluppati in completa autonomia. D'altra parte, potremmo persino scoprire che le loro linee sono più antiche di quelle degli australiani o degli abitanti della Nuova Guinea. Ancora una volta, il nostro tracciato genetico ci aiuterà a capire se è proprio così. L'indagine genetica può provare che i Semang sono un popolo antico, ma non può dirci con precisione quando arrivarono qui. Bisogna cercare altre prove per convalidare la teoria. Questi utensili grezzi furono rinvenuti nella valle di Kota Tampan, vicino a Penang. Nelle vicinanze ci sono altri siti con lo stesso tipo di strumenti. Ciò che li rende interessanti è che sono inglobati in una cascata di cenere di Toba risalente a 74.000 anni fa. Zorina Najik stava cercando un'antica rivettatrice quando capitò per caso sul sito di Kota Tampan. Quello che la professoressa Najik aveva trovato in realtà era un antichissimo utensile di pietra. La cenere che copriva la superficie di lavoro risale a 74.000 anni fa. Questa è una pietra a martello ed era molto comoda da tenere in mano. E questo è il lato che veniva usato. Questa è un'ascia. Un tipo molto diffuso in Asia e nel sud-est asiatico. Quello che cercavano di perfezionare era l'angolo della lama, che doveva essere retto con la lama affilata. Questa era usata per i lavori pesanti, è robusta, ha una lama affilata, probabilmente per abbattere gli alberi. La professoressa Najik è convinta che appartenessero all'uomo moderno. Kota Tampan ha anche svelato un uomo con una mente complessa. La sua tecnologia rivela una mente razionale, sistematica e organizzata. La mente dell'Homo sapiens.
Gli utensili di Kota Tampan sono fondamentali per datare la presenza dell'uomo moderno nel sud-est asiatico. Sono la nostra prima prova tangibile del viaggio dall'Africa all'Australia. Queste informazioni, combinate con i test genetici di Steven Oppenheimer, potrebbero essere la prova reale della nostra antica migrazione. I paleoantropologi avevano trovato le prove che cercavano. Per la prima volta, archeologia e genetica danno la stessa risposta alla questione cruciale sul nostro lungo viaggio. Ora possiamo essere sicuri che i nostri antenati arrivarono per questa via 74.000 anni fa. I risultati sono straordinari. Gli Orang Asli e questo gruppo Semang hanno la loro linea genetica unica, che deriva dalle prime due figlie di Eva uscite dall'Africa. Questa prova suggerisce che potrebbero aver partecipato a quel viaggio lungo la costa 75.000 anni fa. Le tracce risalgono fino a laggiù e non se ne trovano di simili in tutto il sud-est asiatico. Come abbiamo già ricordato, in quell'epoca il livello del mare era 50 metri più basso. Quasi tutte le isole del sud-est asiatico erano unite in un unico territorio, il continente della Sonda. I sopravvissuti all'inverno vulcanico del Toba avrebbero portato il nostro viaggio genetico al suo successivo grande spostamento, il continente sconosciuto dell'Australia. 160 chilometri di mare infestato dagli squali li separavano dalla nuova terra. Fu il secondo grande esodo nelle migrazioni dell'umanità attraverso il mondo. Ma questa volta non c'erano le colline verdi dello Yemen a dare loro il conforto di un approdo sicuro. Perché rischiarono tutto in un'avventura così pericolosa senza nemmeno sapere se alla fine avrebbero avvistato la Terra? Alcuni scienziati credono che siano andati fuori rotta e siano arrivati sulla riva sconosciuta per caso. Ma nuovi indizi dall'indagine genetica smentiscono questa teoria. Gli aborigeni australiani hanno un numero di linee genetiche peculiari che discendono dalle figlie dirette della prima Eva. Un numero così elevato di linee portate da tante donne diverse, giunte qui in un arco di tempo così breve, fa pensare più a un'intenzione deliberata che non a un casuale naufragio. Il primo gruppo arrivò 70.000 anni fa. Altri si aggiunsero nei successivi 5.000 anni, tutti discendenti della nostra Eva genetica.
Furono i primi popoli a camminare su questo immenso continente desolato. Ci sarebbero rimasti, indisturbati, per migliaia di anni. L'Australia era abitata da una megafauna, canguri alti 3 metri e tartarughe enormi. Le pitture rupestri di questo mondo scomparso risalgono a 61.000 anni fa, ma di colpo, 10.000 anni dopo, queste fantastiche creature e tutta la megafauna si estinsero. Il clima non mutò e non si conoscono grandi siti con resti animali che indichino un'intensa attività di caccia. Sono gli uomini che cambiano il mondo in cui vivono. Questa improvvisa estinzione è la prova della loro presenza. Sembra che i nostri antenati abbiano distrutto l'habitat bruciando il verde e causando così la scomparsa dei grandi erbivori. Il letto asciutto di questo lago è uno dei luoghi in cui la teoria potrebbe crollare, nonostante l'incrocio tra archeologia e geni conduca sulla pista della Malesia. Lo scheletro Mango 3 è la chiave di tutto. Quando fu trovato, la terra intorno ad esso era databile a 62.000 anni fa. Quando le ossa furono analizzate, sorprendentemente il DNA non corrispondeva a nessun altro DNA in nessuna parte del mondo. A quelli che non credono nella teoria dell'unica Eva genetica, questa sembra la prova che gli uomini moderni si siano evoluti in tempi diversi e in differenti luoghi della Terra. Ma altri scienziati, come Chris Stringer, sono dubbiosi. Ci sono molti problemi per estrarre il DNA, in particolare da uno scheletro di 60.000 anni. Il DNA che è stato prelevato potrebbe essere contaminato. Ma anche se fosse intatto, altre analisi hanno mostrato che potrebbe ragionevolmente derivare da un antenato africano, così come tutti noi. Dal mio punto di vista, il mango, sia dalle ossa sia dal DNA, se è intatto, non fa che confermare l'origine africana della nostra specie. Gli aborigeni australiani sono un popolo antico, ma non assomigliano più ai loro antenati che arrivarono decine di migliaia di anni fa. I loro corpi si sono adattati, mantenendo le caratteristiche necessarie per sopravvivere nel duro ambiente desertico. Dietro le apparenze siamo tutti molto simili. Il nostro DNA dimostra che veniamo tutti da un ristretto gruppo di geni. Se osserviamo il DNA di tutti noi, australiani, africani e europei, scopriamo che, sebbene ci siano razze sparse in tutto il mondo, comparando il DNA mitocondriale, si rilevano meno variazioni di quante ne troveremmo in un piccolo gruppo di scimpanzé, orangotango o gorilla. Quelle scimmie mostrano più variazioni, anche solo all'interno dei loro piccoli gruppi, rispetto alle variazioni dell'intera razza umana. Ma se tutti i popoli del mondo discendono da un gruppo di geni così piccolo, perché sembriamo tutti così diversi? L'adattamento all'ambiente tramite selezione naturale è il motivo principale. Anche la selezione in base al sesso è vitale. E poi il clima influisce sulle fattezze del corpo. Più l'ambiente è freddo, più si diventa bassi e robusti per mantenere calore. L'altezza dipende anche dalla dieta. Ma la differenza più evidente è il colore, anch'esso parte della nostra eredità genetica. Mila Jablowski, una scienziata che studia l'evoluzione del colore della pelle, stava studiando l'importanza dell'acido folico nello sviluppo del feto quando ha trovato per caso la risposta. Iniziai la mia ricerca sull'evoluzione del colore della pelle più di 10 anni fa, mentre preparavo una lezione.
Nel mettere a punto la relazione mi resi conto che si sapeva molto poco sull'evoluzione del colore della pelle e che quel poco non era molto convincente. Proprio allora scoprii un documento fondamentale che dimostrava l'esistenza di un legame rilevante tra i raggi ultravioletti e una biomolecola molto importante, il folato. L'acido folico è fondamentale per lo sviluppo embrionale, ma troppi raggi ultravioletti lo distruggono. I nostri antenati nell'Africa tropicale dovevano essere scuri per sopravvivere. D'altra parte, una dose insufficiente di ultravioletti inibisce la formazione della vitamina D, causando il rachitismo che può condurre alla morte. Così, quando migrarono verso nord, dovevano diventare più pallidi per restare in vita. Si tratta di una semplicissima equazione evoluzionista. Quando abbiamo osservato il modello di pigmentazione della pelle tra le popolazioni indigene attuali, abbiamo trovato gente molto scura nelle regioni equatoriali sottoposte ad elevate quantità di raggi ultravioletti e persone decisamente più chiare spostandoci verso i poli. Ne consegue che la melanina, lo schermo solare naturale, è estremamente efficace nel filtrare i raggi ultravioletti. In qualche modo è troppo efficace, perché per essere in grado di creare abbastanza vitamina D, la quantità di melanina che abbiamo nella pelle deve diminuire. Questo è ciò che è accaduto alla nostra specie. Spostandoci dall'area esposta a molti ultravioletti verso aree con pochi ultravioletti, la pigmentazione della pelle si è ridotta. Ci vogliono circa 20.000 anni per passare da neri a bianchi. Il colore di un popolo dipende da minime differenze genetiche che risalgono a milioni di anni fa. Durante l'epica migrazione costiera dall'Africa all'Australia, la nostra famiglia si è lasciata alle spalle colonie che hanno intrapreso da sole nuovi viaggi. Un gruppo si è diretto verso l'Asia fino in Cina e oltre, un altro ha superato il nord dell'India, oltre l'Himalaya, per raggiungere le sconfinate steppe asiatiche, e un altro è rimasto qui, nel Golfo Arabo. Grandi laghi dalle fresche acque hanno permesso alle nostre famiglie uscite dall'Africa di colonizzare queste sacche di vegetazione lussureggianti circondate dal deserto. Per più di 30.000 anni, in questo luogo si sono susseguite continue occupazioni, ma ogni traccia è stata sommersa quando il livello del mare è salito. Circa 50.000 anni fa, le linee genetiche iniziarono per la prima volta a diffondersi verso nord in Europa. Ma questa datazione è sempre stata poco convincente. Se gli uomini moderni furono capaci di raggiungere l'Australia già 70.000 anni fa, come mai arrivarono in Europa solo 20.000 anni più tardi? Il viaggio era molto più breve. Steven Oppenheimer pensa di sapere la risposta. La mia opinione è che fossero bloccati. Non erano capaci di risalire dal Medio Oriente in Israele e in Libano perché c'era un grande deserto sulla via. Si trattava del deserto dell'Arabia Saudita e della Libia, che tra 80.000 e 50.000 anni fa era assolutamente impenetrabile. Il clima era così secco che la mezzaluna fertile, la strada che dal Golfo verso il Libano e Israele porta all'Europa, era impraticabile. Fino a che, 50.000 anni fa, ci fu un improvviso miglioramento del clima. Dopo secoli di deserto, arrivò l'acqua. Le piogge monsoniche aumentarono in Arabia e in India e si aprì la strada verso l'Europa. I fiumi ricominciarono a scorrere e la cacciagione si spinse verso nord. Così fecero le nostre famiglie. Thank you.
Dal Golfo Persico si diressero verso nord, attraversando la regione fertile e seguendo i fiumi tra i monti Zagros e il deserto siriano. L'idea che gli europei provengano dal Nord Africa è ben consolidata, ma le prove di Steven Oppenheimer nulla confermano. L'approccio genetico non conferma del tutto quest'idea. Non c'è nessuna prova di questo legame. Nella regione europea è stato individuato solo uno dei rami genetici principali che popolano il mondo. Ovviamente, questo sconvolge molte delle certezze sulle origini degli europei e ci costringe a considerare il fatto che anch'essi fossero parte della stessa singola famiglia che lasciò l'Africa attraverso la via a sud. Una nuova prova genetica riscriverà la preistoria europea. Queste famiglie fondarono le prime colonie di uomini moderni in Medio Oriente, Siria e Iran, una terra che giace tra i fiumi Tigri ed Eufrate, due grandi corsi d'acqua che scorrono dagli altopiani turchi nel nord giù fino al Golfo. L'uomo stava compiendo i primi passi verso l'introduzione della scrittura, l'arte della guerra e i grandi imperi. Tutto ciò per mezzo di un unico gruppo genetico che intraprese con successo la grande migrazione fuori dall'Africa. In questo periodo ci fu anche un proliferare di nuove tecniche. Gli utensili di pietra e le lance create dagli uomini moderni divennero sempre più leggeri e più efficaci. I monti Zagros erano ricchi di selvaggina e la caccia garantiva sicurezza. Allo stesso modo, cominciarono a seguire regole precise per la sepoltura in luoghi sacri. In Libano è stato trovato il corpo di un bambino di 12 anni risalente a 44.000 anni fa. Il cranio è sfondato. Il suo corpo è adagiato con cura al riparo di una roccia.
Da questi luoghi, le varie famiglie si diffusero in poco tempo fino al Mediterraneo, verso sud, lungo le coste della Siria fino al Nord Africa, e a nord, attraverso la Turchia e i Balcani, fino all'Europa. È la nostra nuova famiglia, discendente diretta degli arabi delle zone paludose nel Golfo, che entra nei nuovi territori sconosciuti della Germania. Ma questi luoghi non erano desolati. Qualcun altro era arrivato prima di loro. L'uomo di Neanderthal aveva dominato l'Europa per più di 250.000 anni. Nel 1856, nella valle di Neander, in Germania, alcuni ricercatori scoprirono in un sito alcuni resti, costole, anche, e vari arti di un grande essere dalle sembianze umane. Dapprima pensarono fosse lo scheletro di un orso, poi gli scienziati ipotizzarono che fosse uno di quei selvaggi del nord che spaventavano le armate romane. Ci dà una spiegazione Chris Stringer, esperto di neandertaliani. Si tratta del famoso popolo di Neanderthal, per anni al centro del dibattito sull'evoluzione umana. Non è certo che potesse essere il nostro antenato diretto o se rappresentasse un'evoluzione parallela della specie umana. Ecco un teschio più completo di quello trovato nella valle di Neander. Fu ritrovato all'inizio del secolo scorso in Francia e ci mostra come erano il volto e la testa dell'uomo di Neanderthal. C'è una grande arcata sopraccigliare. La faccia è protratta in avanti e ha un naso enorme. Oggi pensiamo che il corpo dei neandertaliani si fosse adattato al freddo, evolvendosi in centinaia di migliaia di anni in un'Europa decisamente meno temperata di oggi. Il loro corpo aveva fattezze particolari. Erano bassi e robusti. Il loro grosso naso forse poteva aiutarli a respirare l'aria fredda e secca. Spesso si pensava ai neandertaliani come ad esseri stupidi e bruti, ma di sicuro non lo erano. Il loro cervello era grande come il nostro. Penso però che fossero una specie diversa dalla nostra, forse evolutasi a partire da antenati comuni ai nostri anche solo mezzo milione di anni fa. Perciò si può affermare che fosse 10 volte più vicino a noi di uno scimpanzé. Se si sono incrociati con gli uomini moderni, i loro geni sono scomparsi, perché non c'è traccia della loro presenza nel nostro mondo.
Nel giro di 10.000 anni, gli uomini di Neanderthal si sono estinti. Gli uomini moderni hanno cancellato ogni traccia dei rivali, prendendo il loro posto. La ragione della loro scomparsa non è chiara. Per migliaia d'anni hanno vissuto fianco a fianco dell'uomo moderno, ma alla fine i neandertaliani probabilmente non sono riusciti ad adattarsi abbastanza velocemente al nuovo mondo e ai nuovi rivali pieni di risorse. Forse perché utilizzavano il loro corpo come strumento di adattamento, mentre gli uomini moderni usavano il cervello. Numerosi gruppi di uomini moderni provenienti dal Medio Oriente e dalla Russia cominciarono a invadere tutta l'Europa. Gli scienziati pensano che da queste ondate siano originate quattro linee di DNA mitocondriale, quattro nipoti della nostra Eva africana. Arrivarono tra 45.000 e 10.000 anni fa e ogni europeo contemporaneo può tracciare la propria linea evolutiva fino a loro. La tecnologia del Neanderthal era cambiata di poco in 200.000 anni. Con l'arrivo dell'uomo moderno apparve immediatamente una grande varietà di utensili diversi e di oggetti ornamentali. Gli archeologi ritengono questi ornamenti un segno identificativo dell'uomo moderno, il primo segno di interesse verso il decorativo in 5 milioni di anni di evoluzione. Questa è la statuetta più famosa della Repubblica Ceca, fatta di argilla cotta. Risale a 27.000 anni fa ed è stata rinvenuta nel sito di Dolni Vestonici, un vero capolavoro in miniatura. Alcuni oggetti sono ricoperti di ocra, altri sono lucidi. Dovevano essere preziosi, ed è probabile che fossero legati a particolari rituali ed avessero un significato simbolico, forse anche religioso. Ed ecco uno dei più originali e raffinati. È stato ritrovato nel sito francese di Bressonpuy ed è una splendida rappresentazione della testa di una donna che porta una specie di copricapo intrecciato. È un vero capolavoro artistico. È difficile stabilire se si tratti di raffigurazioni di persone reali o se siano in qualche modo trasfigurate per rappresentare una sorta di bellezza ideale. In alcuni casi abbiamo dati sufficienti per affermare che si riferiscono a persone reali. Inoltre, l'uomo moderno ha introdotto in Europa il vestiario. Questo è uno degli indizi più evidenti, un ago di osso. Questi popoli cucivano abiti, pelli e forse anche stoffe. Quindi avevano raggiunto un livello evolutivo che avrebbe dato loro molte più possibilità di adattamento al clima, ma anche l'opportunità di sviluppare personalità più funzionali attraverso la scelta di oggetti personali. Anche le sepolture sono una testimonianza. I defunti venivano seppelliti con i vestiti che in alcuni casi erano coperti con migliaia di perline di ematite. Ognuno di questi granelli comportava ore e ore di lavoro. Da questo si deduce che l'uomo moderno avesse una vita complessa che gli uomini di Neanderthal non avevano. Su una zanna di mammut ritrovata in un sito francese e risalente a circa 15.000 anni fa, si può vedere un'incisione. Questo primo popolo moderno, i Cro-Magnon, realizzava anche sculture vere e proprie creando modelli di argilla. Inoltre dipingeva sulle pareti delle caverne una gran varietà di soggetti, in particolare scene di caccia e animali pericolosi, come leoni e rinoceronti. A volte non riusciamo nemmeno a riconoscere le immagini rappresentate. Sembrano simboli magici, creature immaginarie. Ed è possibile che fossero utilizzate in cerimonie e riti di iniziazione, e che alcune di esse fossero create in uno stato di trance sciamanica o magica. Stiamo parlando di un'arte che risale almeno a 35.000 anni fa.
uomini moderni avanzarono più che poterono sul continente europeo, lasciandosi alle spalle chiare impronte genetiche che fanno capo alla prima migrazione fuori dall'Africa di 80.000 anni fa. Era cominciata l'invasione del Nuovo Mondo a 15.000 km di distanza dall'altra parte del globo. Il pianeta stava entrando in una nuova era glaciale, ma l'uomo moderno aveva trovato un posto ove stabilirsi. La nostra linea genetica si era ormai diffusa in tutte le direzioni, a partire dalle 7 strade iniziali che portarono fuori dall'Africa. L'ultima frontiera da esplorare, l'America, sarebbe stata raggiunta risalendo verso nord dall'India e attraverso la Cina e le steppe mongole della Siberia fino allo stretto di Bering, quella fragile striscia di terra che univa l'Asia all'America. Per molto tempo gli archeologi hanno insistito nel sostenere che nessuno avesse raggiunto l'America prima di 15.000 anni fa, ma nuove informazioni confermerebbero che i nostri antenati americani attraversarono il ponte di terra dello stretto di Bering dall'Asia già tra 25.000 e 20.000 anni fa. Questo fu l'ultimo grande viaggio per l'occupazione del pianeta. Questi erano i primi americani. Venticinquemila anni fa, il mondo stava entrando in una delle più dure ere glaciali che siano mai state affrontate. In alcuni posti, il ghiaccio era spesso 5.000 metri. Ma l'avanzata del ghiaccio rese possibile l'ultimo spostamento prima che il passaggio attraverso lo stretto di Bering verso l'Alaska e il Nord America venisse interrotto. Ci sarebbero voluti altri 8.000 anni prima che si riaprisse. Sappiamo che i primi nativi americani arrivarono qui circa 20.000 anni fa, dal momento che conosciamo quali tratti mitocondriali portarono con sé. In Asia ci sono tipi genetici simili a quelli americani. Consideriamo ora soltanto i tratti di coloro che arrivarono per primi in America. Essi in media hanno accumulato una sola mutazione, poiché sappiamo che il tasso di mutazione per il nostro sistema genetico, il mitocondrio, è di una ogni 20.000 anni, possiamo dedurre che questi tipi fondatori sono giunti in America esattamente 20.000 anni fa. Nel Nord America, la grande distesa di ghiaccio del San Lorenzo spianò le colline centrali e distrusse ogni cosa sul suo cammino, costringendo i nuovi arrivati a dirigersi lungo la costa occidentale verso il Sud America. Quando il ghiaccio si ritirò, fu possibile tornare sulle terre liberate. Ci sono prove di un accampamento tra le rocce lungo il fiume Ohio in Pennsylvania, noto come Meadowcroft. Meadowcroft è molto importante per la storia americana. Infatti, secondo la tecnica del radiocarbonio, risalirebbe a 16.000 anni fa. E questo concorda alla perfezione con le stime genetiche, perché l'uomo moderno, per essersi spinto in una località così a sud, doveva essere arrivato in America migliaia di anni prima. James Adavaggio ha guidato il gruppo di ricercatori che si è occupato degli scavi a Meadowcroft. Quando abbiamo scoperto questo rifugio, pensavamo che non contenesse nessun reperto di interesse culturale o di altro genere.
ma col procedere degli scavi abbiamo trovato numerosi manufatti che provano che qui c'erano degli esseri umani migliaia di anni prima dell'arrivo dell'uomo moderno in America. Nel rifugio abbiamo trovato diversi utensili, sia in superficie sia negli strati più profondi del suolo. Tra i più significativi sono da ricordare alcune pietre scheggiate e frammenti di un'attività di lavorazione. Non si tratta solo di manufatti realizzati dai gruppi tardo-paleoindiani che vivevano in America. La questione più interessante è che assomigliano molto alle pietre scheggiate che abbiamo trovato nel nord della Cina, databili a circa 29.000 anni fa. In realtà, se li affiancassimo ai manufatti ritrovati in Cina, non saremmo più in grado di distinguerli tra loro. I ritrovamenti di Meadowcroft, insieme ai dati raccolti in altri siti del Nord America, dimostrano che non ci fu un'unica migrazione verso il Nuovo Mondo, come è stato sostenuto negli ultimi 20 anni, ma una serie di esodi successivi. L'occupazione del continente americano è avvenuta attraverso svariate migrazioni. I primi uomini che si insediarono qui portarono molte linee genetiche diverse. Venivano dalla Siberia, dalla Cina, dall'Asia centrale e meridionale, dalla Malesia e dal Giappone. Nel 1996, lungo il fiume Columbia, nello stato di Washington, fu scoperto lo scheletro noto come l'uomo di Kennewick. Quando fu portato all'antropologo Jim Chatters, che si occupa di medicina legale, pensò subito che si trattasse di un pioniere del XIX secolo. Rimase attonito quando la datazione al radiocarbonio rivelò che aveva 9.500 anni. Era lo scheletro più antico mai trovato in Nord America. Ma ciò che intrigò Chatters fu il fatto che, nonostante la sua datazione, l'uomo di Kennewick non assomigliava ai moderni nativi americani. Il suo cranio era caucasico, non mongolo, e la ricostruzione di questo volto mostrò nette somiglianze con gli Ainu che vivevano nel nord del Giappone. L'uomo di Kennewick era stato picchiato brutalmente. Aveva ferite sul braccio sinistro, sul cranio, e tracce di artrite sul collo, sulle ginocchia, sui gomiti. Conosceva sicuramente la zona. Il dato più interessante, dal mio punto di vista, è che l'uomo di Kennewick era stato ferito al bacino da una punta di lancia. Così abbiamo potuto datare le sue ossa con la tecnica del radiocarbonio. C'è un foro ovale su ogni lato. Inoltre abbiamo scoperto, incastrata nell'osso, una scheggia di lama lunga 50 mm, larga 25 e profonda circa 15. Questa punta di lancia è stata realizzata con una tecnica che fino ad ora è stata osservata solo nella zona orientale dello stato di Washington. Secondo la datazione al radiocarbonio, questa tecnica era diffusa lungo la costa del British Columbia fino a Washington tra i 10.000 e i 9.000 anni fa. Il popolo che utilizzava questa punta di lancia è molto simile ai moderni indiani d'America. Sembra che sia arrivata una nuova popolazione con tratti simili a quelli della Siberia nord-orientale, che riuscì a soppiantare gli immigrati precedenti. Si può intuire che fosse in atto una sorta di conflitto. In effetti, sia l'arrivo delle nuove popolazioni, sia il fatto che l'uomo di Kennewick avesse un aspetto fisico diverso da quello dei nuovi arrivati, porta ad ipotizzare che fosse in discussione una competizione per il territorio. Now,
dall'angolo di ingresso è evidente che questa lancia fu scagliata direttamente contro di lui, in modo che potesse vederla arrivare. Il professor Chatters credeva che l'uomo di Kennewick fosse morto per ipotermia e annegamento. Dalla morte dell'uomo di Kennewick, le popolazioni di uomini moderni si sono moltiplicate, passando da migliaia a milioni. Sono progrediti da primitivi cacciatori ad agricoltori e commercianti, dai poderi tribali agli imperi. In 5.000 generazioni siamo arrivati all'età contemporanea. Dagli anni Ottanta sono stati raccolti campioni di DNA da migliaia di persone in tutto il mondo, dall'Alaska alla Nuova Zelanda, dagli Inuit agli islandesi. E dalla loro analisi, gli scienziati hanno tracciato somiglianze tra i codici personali e hanno notato quali persone sono legate tra loro in modo più stretto. Tutti gli individui possono controllare il proprio DNA mitocondriale e tracciare il percorso che i propri antenati intrapresero intorno al mondo, dall'Africa fino a ogni angolo del globo. A Chicago abbiamo fatto un test a 5 persone che stanno tracciando il loro albero mitocondriale. Dopo aver analizzato i loro campioni di DNA, gli scienziati hanno scoperto una parentela degna di nota tra una greca e un nativo americano. Angela Trakis è una greca arrivata negli Stati Uniti dall'Europa. Leonard Maliterri è un nativo americano del gruppo Cree. Appartengono entrambi allo stesso piccolo e raro ramo del nostro albero genealogico e hanno in comune un antenato di 30.000 anni fa, forse del sud della Siberia. Quando gli uomini moderni, dopo aver lasciato l'Africa, cominciarono a popolare il mondo, alcuni si diressero verso nord, nella Russia centrale. Là nacque una nuova figlia della Eva genetica con un nuovo marcatore X. I suoi figli si separarono. Alcuni presero la via dell'Europa a ovest, altri andarono a est, attraverso la Siberia, fino all'America. Trakis e Maliterri arrivarono in America dalle due estremità opposte del pianeta e ora, dopo 30.000 anni di storia dell'evoluzione, si incontrano a Chicago. È una specie di shock. Sono sconvolto. Trovo davvero elettrizzante il fatto che discendiamo tutti dalla stessa linea. Spero che ora si impari a non enfatizzare più le differenze tra le razze. Forse questo potrà aiutarci a diventare un po' più tolleranti e solidali. E spero che questa scoperta possa servire non solo alla scienza, ma all'umanità in generale. È una questione di grande attualità. Ottantamila anni fa, un ristretto gruppo di esseri umani affrontò coraggiosamente i pericoli del Mar Rosso e lasciò l'Africa per sempre. Rappresentavano il futuro del mondo. 10.000 anni fa erano già arrivati in ogni angolo del pianeta.
è il viaggio più incredibile e importante che sia mai stato compiuto. Per la prima volta, ora, sappiamo chi siamo e da dove veniamo. Sappiamo che siamo lo stesso popolo dei nostri instancabili antenati esploratori, ma abbiamo raggiunto il termine della nostra migrazione. Non ci sono più territori liberi. La scienza ci dice che una catena ininterrotta ci lega al nostro passato e alle altre persone. Tutti abbiamo in comune la stessa eredità genetica acquisita dalla nostra Eva ancestrale.